Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Come vi avevo preannunciato nel video precedente di questo pomeriggio, o meglio di questo pomeriggio, parliamo di neanche 2 ore fa, forse 2 ore fa, vi avevo preannunciato il nuovo video dopo la conferenza stampa congiunta di Montella e Çalhanoğlu dal ritiro della Turchia. Nel video precedente avete già ascoltato tutto quello che avevo da dire sul pre di questa situazione, prima di questa conferenza. Aspettavamo la conferenza stampa perché Montella e Çalhanoğlu avrebbero comunque spiegato, e poi come hanno fatto, i motivi, o meglio, l'entità dell'infortunio e quello che sarebbe venuto dopo l'infortunio, perché in molti speravano che Çalhanoğlu tornasse ad Appiano con Inzaghi, con i medici dell'Inter, per farsi curare dai medici dell'Inter per poi essere proiettato verso le prossime partite nerazzurre, e davamo tutti per scontato che non ci sarebbe stato contro il Verona. Invece la situazione è completamente diversa. È per questo che aspettavamo le dichiarazioni di Çalhanoğlu in conferenza stampa. I dubbi erano: andrà Çalhanoğlu a parlare insieme a Montella in conferenza stampa? Avevamo tutti il sospetto che sarebbe stato così, ci era stato detto che sarebbe stato così, ed è stato così. Quindi Montella, conferenza stampa della nazionale della Turchia, turca, prima della partita contro il Montenegro. Scusate, e insieme a Montella c'era Hakan Çalhanoğlu. E allora andiamo a leggere le parole di Çala, che sono quelle che ci premono di più, e poi andiamo a commentarle. Mi raccomando, ragazzi, poi scrivete qua nei commenti il vostro pensiero. Mi raccomando, che sapete, io li leggo tutti, quasi tutti, non tutti, perché poi non riesco a leggerli tutti, però quasi tutti. Allora, andiamo con le dichiarazioni di Çalhanoğlu, che inizia con un ringraziamento all'Inter e al presidente Marotta. Ringrazio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, per la comprensione, esordisce così Çala. Ovviamente da questo si deduce che Turchia, la nazionale turca, i vertici della nazionale turca, non so se Vincenzo Montella o il presidente federale, non lo so, hanno parlato con i vertici dell'Inter, ovviamente con il presidente Beppe Marotta, e hanno deciso di lasciare Çalhanoğlu in Turchia, o comunque con la nazionale turca, e non farlo tornare ad Appiano. Da qui i ringraziamenti di Çalhanoğlu a Beppe Marotta, e da qui si evince la volontà del giocatore, perché anche su quello c'erano dei dubbi, almeno. I dubbi erano: Çalhanoğlu è in mezzo a una situazione o ha delle preferenze? Çala vuole tornare a Milano dall'Inter o vuole rimanere nella Turchia, oppure sta lì ad aspettare che Turchia e Inter si mettano d'accordo su quello che lui deve fare e lui si adegua alle decisioni poi prese dai vertici? Con questa dichiarazione abbiamo anche la volontà di Çala. La volontà di Çala era quella di rimanere con la nazionale turca, in ritiro con la nazionale turca. Da qui si possono fare dei ragionamenti, fa bene, fa male. Io sinceramente sarei tornato ad Appiano, nel senso, non posso giocare contro il Montenegro, ho una partita importante e penso di poterla giocare, poi leggiamo le sue dichiarazioni sabato contro il Verona. L'Inter ha bisogno di me, ho saldato già tante partite, io vado a Milano, torno ad Appiano. Comunque, invece, Çala decide di rimanere in Turchia. Allora, questa è la dichiarazione. Ringrazio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, per la comprensione. Dopo la partita, i dirigenti neroazzurri hanno chiamato direttamente me. Quindi Çala spiega che i dirigenti hanno chiamato Çala, hanno chiamato lui. E il nostro allenatore, quindi congiunti Montella e Çalhanoğlu. Ho scelto di restare qui. Quindi dichiarazione inequivocabile. Ma purtroppo domani non potrò prendere parte alla partita. Allora, qual è il sunto della situazione? Lui non torna a Milano e, ripeto, io ho una visione diversa, però è anche comprensibile. Lui è il leader carismatico della nazionale turca, è il giocatore più rappresentativo della nazionale turca, non può giocare, ma vuole comunque essere il punto di riferimento del gruppo e vuole rimanere lì per quello, per influenzare il gruppo, per giocare una buona partita, anche se lui non può stare in campo. Questo comunque è atteggiamento da leader. Leader di una nazionale che vede in lui il faro. Probabilmente lui ha pensato che all'Inter potessero fare a meno di lui per un paio di giorni, perché c'è meno bisogno. Forse
Forse è quello il discorso che ha fatto Ciala. Ok. Allora, poi va sullo specifico dell'infortunio e dice: il mio vecchio infortunio, quello che lo ha tenuto fuori 3 settimane dalle partite con l'Inter, poi lui è tornato per interarsene all'Inter Napoli prima di ripartire con la nazionale e rifarsi male. Il mio vecchio infortunio si è fatto risentire, ma non è una situazione grave e non ho dolori, per fortuna. Poi bisogna vedere giocandoci sopra. Spero di essere in campo con l'Inter già nella partita di Verona, quindi lui dà delle speranze già per sabato pomeriggio. Secondo me, potrebbe essere un po' rischioso e conoscendo Inzaghi, secondo me col Verona ci andrà coi piedi di piombo. Probabilmente se lui non sente dolore ed è pronto lo convocherà per Verona-Inter, ma farà giocare Aslani. Secondo me, vado a sensazioni ovviamente, ragazzi. Quindi la cosa che ci preme è quella. Vediamo un po' se ce ne sono altre. Tenta il recupero. Queste cose che dicevo io, difficilmente con. Secondo me, lui Inzaghi lo risparmierà col Verona per farlo giocare con il Lipsia, che comunque sono 3 giorni in più, vuol dire che non giochi col Verona. Sabato non giochi, domenica, sabato, domenica e lunedì sono più tutto martedì, sono 3 giorni in più di relax, di riposo e di non affaticamento. Quindi dall'infortunio alla partita col Verona passa una settimana, più altri 3 giorni, passano 10 giorni, secondo me. Inzaghi lo terrà caldo per Inter Lipsia e Fiorentina Inter, senza rischiare nulla. Verona giocherà Aslani, secondo me. Quindi queste sono le ultime, ragazzi, le dichiarazioni di Çalhanoğlu, le sue scelte, la decisione presa con Montella in accordo con Marotta, che ha dato il suo benestare, perché Marotta comunque giustamente guarda anche la serenità umana del giocatore, non solo a quella agli interessi immediati. Quindi avere un giocatore che sta facendo una scelta e che più sarà più sereno quando tornerà a Milano, sicuramente è più importante e ne giova il giocatore, e dato che ne giova il giocatore a livello umorale, umano, di sentimenti, ne giova anche l'Inter, che trova un giocatore con la testa un pochino più libera, visto che ha già avuto l'infortunio ed è un problema avere tanti infortuni nell'ultimo periodo. Avere la testa un pochino più serena, un pochino più libera, con le scelte fatte, appoggiate dalla propria società e dal proprio presidente, sicuramente aiuteranno Çalhanoğlu a stare meglio a livello proprio psicofisico, e l'Inter avere un giocatore che sta meglio, che gli può essere molto più utile, perché con Çalhanoğlu la partita cambia in meglio per l'Inter. È un giocatore imprescindibile e fondamentale. Va bene, ragazzi, allora le ultime le abbiamo avute. Mi raccomando, ci vediamo domani. Sempre forza Inter, i click li sapete tutti. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci stiamo avvicinando, ne mancano poco più di 500 ai 50.000 e abbiamo ancora un mese abbondante di tempo prima di Natale per arrivare a 50.000. Io vi saluto, vi ringrazio, sempre forza Inter e niente, buona serata a tutti. Ciao a tutti e buongiorno.